Ragazzi, ci siamo. Attenzione. Main event of the night. Jan Blachowicz contro Glover Teixeira. Ragazzi, Glover Teixeira ha 42 anni. Si parte subito low kick da parte del polacco. Vediamo un po' come impostano l'incontro. Glover tenterà subito un takedown. Però attenti, perché comunque Jan Blachowicz è un ottimo praticante di brasiliano jiu-jitsu, cintura marrone se non mi sbaglio. Gloverone, eccolo, single leg subito, molto ben bloccato dal polacco, si arreggia la palete, è giù, olle, subito lavoro da terra per il brasiliano, subito grand and pound. Il polacco che si ritrova in una posizione sicuramente poco favorevole per un atleta che è sempre, che predilige lo striking, però deve fare qualcosa per fare un bel reverse. Per il momento il brasiliano ha conquistato la posizione dominante, ma non sta infliggendo colpi particolarmente cruenti tramite il suo grand and pound. Discreto lavoro del polacco in difesa, però deve fare di tutto per rialzarsi. Ma per adesso diciamo che non sto vedendo niente di particolarmente significativo da parte di Glover, che ha sì conquistato una posizione dominante, ma non sta regalando un grand and pound di livello estremo. Largo utilizzo di gomiti, però abbastanza statico, non riesce a trovare il guizzo giusto. Glover deve capitalizzare di più, perché sta spendendo tante energie per tenere il polacco a terra, ma non sta portando colpi veramente significativi. Ragazzi, parliamoci chiaramente, serve più concretezza, un grande pound più efficace, e può farlo, perché sa farlo, perché questa è una delle sue carte. Il grand and pound selvaggio è una delle carte che il brasiliano si può giocare. Allora ragazzi, mancano 26 secondi. Io darei questo round a Teixeira se non fosse per il fatto che è riuscito a portare a segno un takedown e che comunque ha mantenuto la posizione dominante per praticamente 3 minuti di fila. Vediamo, si riparte in piedi ragazzi. È di nuovo single leg e questa volta non ce la fa. Comunque il game plan di Teixeira sembra abbastanza ovvio, Take down e si lavora da terra. Voglio qualcosa di più da Jan, mi aspetto qualcosa di più, deve crescere in questo secondo round. Lorenzo, esatto, Jan sta difendendo, è poco propositivo. O vuole fare sfiancare il brasiliano i primi due round per prendere il controllo dal terzo in poi, ma cioè Teixeira ragazzi è uno che è noto per il suo cardio estremo, quindi non la vedo una gran strategia. Due mani, attenzione, l'ho quasi messo giù con un uppercut. Ottimo scambio a due mani. Adesso il polacco deve stare molto attento, ancora due mani. Ragazzi, che cazzo sta succedendo? Prova il single leg a parete, si difende bene, il polacco va giù. Ragazzi, non riesco a riconoscere Jan Blachowicz. Sta offrendo una prestazione sicuramente al di sotto dei soliti standard. Molto, molto bene il gameplay del brasiliano. Mamma mia! Ragazzi! Sottomissione! Arriva! Deve stare attento! Questo è il suo marchio di fabbrica! Prova una ghigliottina! L'ha preso! Oddio! Abbiamo un nuovo campione! Glover Teixeira! 43 anni! Dai cazzo! Polish Power, demolito! Che cazzo di incontro ha fatto Glover Teixeira? Intelligente, ottimo gameplay, fantastico fighting IQ, se l'è preparata, ha apparecchiato quella sottomissione che fa parte del suo marchio di fama. Comunque ragazzi, il polacco ha perso perché ha lasciato troppo spazio a Glover Teixeira nei primi due round. Blachowicz ha capito subito che era molto, molto solida quella sottomissione. Ha detto è inutile continuare così. Ha tappato immediatamente. Ragazzi, godiamocelo. 42 anni e non sentirli. Contro tutti i pronostici.